All'inizio erano proprio dei disegni di pura fantasia, infatti i primi sono proprio dei soggetti così che spaziano dal tutto, dal sotto il formicaio sottoterra fino ad arrivare a delle cose spaziali. Poi pian pianino invece diventano a temi, infatti il libro poi che è stato curato da Maurizio Scudiero e edito da Curco e Genovese raccoglie un pochino i vari diciamo argomenti che sono dallo sport alla musica, allo spettacolo, alle città, alle storie, appunto, perché ultimamente mi è capitato anche di dover interpretare la Divina Commedia, il Promessi Sposi e così. Per cui dopo diventano dei temi e ce ne sono tantissimi, perché anche solo le città, interpretare un po' tutte le città con tutto il suo andirivieni, così. Non sono più tantissime formiche in bianco e nero, ma sono poche formiche, invece c'è un colore molto forte, così, per dare l'idea della città, insomma. Un'ultima, appunto, è partito questa avventura del cartone animato, sono lì pronti per partire, dovrebbero partire adesso sulle reti Rai. E questi 53 episodi a 3 minuti l'uno, è nata questa collaborazione con Rai Fiction e Mondo TV, dove ci sono questi episodi che raccontano un pochino quello che è nei miei disegni, cioè, che so, sono delle avventure ambientate nell'antico Egitto e poi finiscono col poster dell'Egitto, o a Parigi sulla Torre Eiffel, e dopo si vede tutto il disegno della Torre Eiffel, piuttosto che le città, o le Dolomiti, o il mare, o Venezia, o gli Stati Uniti e il Giappone e la Cina, insomma, sono formiche in giro per il mondo. Le prime tavole sono le classiche, queste c'erano anche nella prima edizione del libro, questa infatti è già la seconda edizione fatta a distanza di 10 anni, e raccolgono i primi che partono appunto dal primo, che è il concetto proprio di queste formiche dentro nel formicaio, come sono le classiche, però poi vanno fuori, vanno ad abitare delle case normali, come questa che è la birreria, con un soggetto molto simpatico, oppure vanno per aria, per il cielo, per lo spazio, come dicevamo prima, cioè animano un pochino la fantasia per arrivare dopo in un mucchio di spazzature, dove è un mini mondo animato da tutte queste formiche, oppure qua dal porto olandese per arrivare fino alle mura di Trento, dove cerchiamo con questi fiori di rendere meno grigie le mura. Ora la città è bellissima, ma negli anni 70 era già un po' più grigia, insomma. Da un paio d'anni è iniziata questa avventura di insegnare a disegnare, insegnare per modo di dire, diciamo, sono più dei laboratori dove questi bambini mettono la propria creatività, la propria passione per il disegno, la mettono lì, io cerco di dargli alcuni consigli e via così. Diciamo che in loro noto chiaramente una grande creatività, ma anche una passione per il disegno, per farle precise e via. Diciamo che è stata una bella avventura, che lo è tuttora, perché sono bambini che già vengono da 2 anni, insomma, per cui stiamo cercando di creare nuovi disegnatori.